Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo è il video, un wrap up, ossia i libri finiti del mese di luglio. Sono stata pigra, pigrissima, super pigra nel mese di luglio, ma un po' perché sono stata pigra perché ho iniziato a lavorare, quindi capite bene che anche il tempo che avevo libero, quel poco di tempo che avevo libero, non ce l'ho più avuto, ma perché io soffro di questa cosa che quando finisco un libro non riesco a lasciarlo del tutto, quindi non riesco a riniziare subito un altro libro e quindi vabbè, passa sempre inevitabilmente del tempo. Comunque ho finito questo libro che è Foxcraft, l'arte segreta delle volpi di Imbali Isserles, non so come assolutamente come si pronunci, edito da Salani. Se non ho capito male, questo libro è uscito in Italia quest'anno perché dovrebbe far parte di una trilogia che dovrebbe essere già uscita in Inghilterra. Quindi io sicuramente voglio acquistare gli altri due libri perché voglio sapere come va a finire la storia della volpe Isla. E allora, questo libro è scritto in una maniera molto molto, cioè già la scrittura è scritta grande, ci sono dei margini molto importanti. È una lettura che secondo me è adatta a dei ragazzini, neanche troppo adolescenti, forse anche a dei ragazzini delle scuole elementari, fine elementari, scuole medie. Non è una lettura per niente impegnativa. All'inizio non mi aveva colpito più di tanto, ma ripeto, sarà che io soffro un po' di questa cosa che non riesco a lasciare il libro precedente del tutto, ci resto sempre un po' attaccata, e riniziare la lettura e iniziare la lettura successiva è sempre un po' che guardo il libro sì, ma non sei bello come l'altro, non so, ma è un problema mio, cioè uno dei tanti. E niente, quindi che dire, all'inizio non mi era piaciuto tantissimo, infatti avevo scritto anche a Francesca qui su YouTube, Lady Misha 83, che anche lei l'aveva letto, e avevo detto boh, ma sai che non è che tanto, e lei mi ha detto no, ma guarda che è carino. Poi ho continuato a leggerlo e devo dire che la storia inizia a prenderti poi, no? Perché all'inizio sì, secondo me l'ho trovato un po' ripetitivo, ecco, all'inizio sì, pensavo fosse un po' troppo ripetitivo, e invece poi è stato molto molto carino da leggere, a parte che qui all'inizio c'è poi tutta la mappa, no, su dove si svolge la storia nelle terre selvagge e la terra grigia, il grande ringhio, veramente molto carino. Vabbè, questo invece è un segnalibro che è una piuma che mi ricordava un po' i colori della volpe, e quindi ho scelto questo segnalibro per questo libro. Questi segnalibro, se vi può interessare, si trovano su AliExpress, ne trovate una svagonata, ma ve l'avevo già detto, ve l'avevo fatti vedere in un altro video che non so, mi sembra che forse l'avevo già mandato online, comunque ve lo manderò, e ha una sciocchezza e ve ne arriva una svagonata, e niente, quindi sì, mi è piaciuto e sì, voglio acquistare il seguito per capire come va a finire questa storia. Allora, praticamente la storia sommariamente è la storia di questa piccola volpe, che è una volpe piccola, cioè sì, è una volpe piccola, è una cucciola che vive nelle terre selvagge, che praticamente è al confine, diciamo, con le terre grigie, con la sua famiglia, la mamma, il papà, il fratellino e la nonna. Però la sua tana viene attaccata e si ritrova da sola a cercare la sua famiglia, e da qui tutta l'avventura che ne verrà. E niente, e quindi questo è un libro che sicuramente vi consiglio, soprattutto una lettura estiva molto molto insomma leggera, anche da leggere sotto l'ombrellone tranquillamente. E niente, carina, a parte la copertina, che è di queste qui rigide in cartone, brillegato veramente molto bene,
che è bellissima. Cioè, questa copertina ha vinto. Io questo l'ho comprato su AliExpress. Ma che sto dicendo? L'ho comprato su Amazon. Questo ha un prezzo di 13,90 euro. Io su Amazon l'ho pagato, se non sbaglio, intorno alle 11 euro, perché su Amazon i libri costano sempre un pochino di meno. E io compro praticamente tutto su Amazon. E niente, quindi questo è il libro, è la mia lettura del mese di luglio. Ho iniziato un altro libro a luglio stesso e mi sta piacendo tantissimo, del quale poi vi parlerò ovviamente nel mese di agosto, perché sarà la lettura di fine agosto, perché io ancora non l'ho finito. E niente, fatemi sapere se anche voi l'avete letto, anzi fatemi sapere se è uscito il secondo volume in Italia, perché a quanto ho capito ancora deve essere tradotto il secondo volume. E se non ho capito male, perché qui c'è scritto che questo è stato finito di stampare nel mese di marzo 2018, da Salani, quindi non so, fatemi sapere se è uscito il secondo libro di questo, se lo sapete. Che io ho dato un'occhiata, ma non l'avevo trovato su Amazon, perché qua appunto dice L'arte segreta delle volpi, è il primo volume di Foxcraft, la trilogia fantasy che ha conquistato l'Inghilterra. Boh, io non l'ho trovato il secondo volume, fatemi sapere se sapete dove trovarlo, che io lo voglio prendere, perché voglio sapere appunto come va a finire la storia. Cioè, una volta che ci siamo entrati in questa storia, voglio sapere come va a finire. E niente, io vi mando un bacio, fatemi sapere se l'avete letto, se avete letto qualche altro libro interessante che avete da consigliarmi, anche se qui io lasciamo perdere. E niente, io vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao!